c'è anche, però è impegnata contro il fascismo perché a lei il fascismo ha ucciso un figlio. E ho conosciuto questa mamma e la prima cosa che mi ha detto quando l'ho vista è stata: guarda, una mamma, una madre, quando ha dei figli mette in conto tantissime cose, ma di sicuro ai nostri giorni quello che non mette in conto o che pensava di non dover mai mettere in conto è la morte di suo figlio a causa di una lama fascista. E questa mamma da quel giorno è tanto impegnata, ma nella lotta, sì, odia i fascisti, è vero, questo è comprensibile, è umano che farlo, però è impegnata anche per tenere sempre sveglia la coscienza di tutti, soprattutto anche di noi che abbiamo, concedetemelo, un'età un po' più matura, un po' più vecchia, qua mi dicono, è vero, è come passare un testimone, no? Parlare ma di fascismo ai nostri figli, è un testimone scottante, ma di sicuro anche perché quello che questa città, questa bellissima, pacifica, civile città adesso sta vivendo o rivivendo è per certi aspetti una cosa nuova, ma nello stesso tempo è una cosa nuova ma vecchia. Il fascismo purtroppo non muore, il fascismo serpeggia, il fascismo è contro certe istituzioni, perché va di fascismo si muore anche in carcere, di fascismo si muore anche a un posto di blocco, di fascismo si muore anche mentre si cammina per strada, come è successo a Stefano Aldrovandi qualche anno fa. Di fascismo si muore. E vorrei, se l'emozione me lo consente, leggere una cosa, uno scritto che è su Facebook, cioè non è un segreto. Allora.